superata la soglia psicologica del milione di container, con un rush finale negli ultimi 4 mesi del 2023, con una crescita del 9% e a dicembre rispettivamente più 23 e più 11% rispetto all'anno prima, il La Spezia Container Terminal riesce ad ottenere un traguardo insperato soltanto fino a qualche mese fa. L'amministratore delegato di LSCT, Mathieu Gasselin, ha incontrato questa mattina la stampa sui piazzali semideserti del terminal, visto che da 24 giorni praticamente di navi non se ne vedono a causa del blocco al transito nel Mar Rosso dovuto agli attacchi terroristici. Ma nonostante ciò, ha detto, il sentimento generale non è negativo, anche grazie alla collaborazione tra i soggetti che compongono la comunità portuale, oltre alle compagnie di navigazione come MSC, che crede nel nostro terminal, così come gli altri clienti che operano sulla Spezia. Di segno decisamente opposto, a pochi giorni dalla pubblicazione del bando, la notizia dell'improvvisa scomparsa dell'ingegner Pessino, responsabile unico del progetto per la realizzazione del nuovo terminal Rovano, circostanza che porterà necessariamente ad un ritardo nel lancio della gara d'appalto. Per ultimo, l'amministratore delegato ha annunciato l'internalizzazione di 113 persone che stanno svolgendo con successo il processo di inserimento e, al di là di questioni con il consorzio Axteris, dal punto di vista occupazionale e dell'operatività del porto, ha assicurato Caslen, non ci saranno ripercussioni. Il terminal è efficiente, il porto funziona e c'è un totale allineamento con tutto il tessuto economico portuale impegnato a far crescere i volumi delle merci e delle attività. È questa la notizia che vorremmo mandare in prima pagina, ha concluso l'amministratore delegato del terminal.